Benvenuti a questo secondo incontro organizzato da Circo Massimo Arci Lesbica Arci Gay di Ferrara. Ci sarà un terzo incontro il 3 di maggio dove faremo un meraviglioso DJ set all'aperto e quindi si potrà finalmente anche un po' ballare. Inizio subito presentandovi la mia collega Maria, che questa sera insieme a me farà questa performance. Maria suona il flauto traverso, è nata in un posto che si chiama Topolò. Topolò si trova barricato tra il confine italiano e quello sloveno, a pochi chilometri da Caporetto. E, tra l'altro, 24 anni fa il padre di Maria, Moreno Miorelli, ebbe la favolosa idea di piantare un seme e cominciare una manifestazione straordinaria che va avanti appunto da 24 anni, che si chiama la Stazione di Topolò, che in buona sostanza è una residenza artistica che dura circa una decina di giorni e coinvolge tutto il paese, dai bambini fino agli anziani, e artisti che vengono un po' da tutto il mondo. Io ho conosciuto Maria, ho conosciuto Moreno e ho conosciuto anche la mamma di Maria, che è la presidente dell'associazione Topolò, con la quale collaboro da 6 anni, visto che sua madre fa la poeta, e appunto ho avuto la possibilità di conoscere loro in questo meraviglioso ambiente. Questa sera io e Maria presentiamo un lavoro che abbiamo già presentato nel 2014 appunto a Topolò, ed è un lavoro che è un omaggio a Bruno Maderna. Bruno Maderna è stato sicuramente uno dei musicisti d'avanguardia più importanti d'Europa, era direttore d'orchestra ed era soprattutto stato cofondatore dello studio di fonologia della RAI di Milano. La musica elettronica, quella che ascoltiamo tutti, per chi non lo sapesse, si è sviluppata grazie alle radio. La prima radio che ha aperto in Europa nel dopoguerra è stata quella di Parigi, poi è seguita quella di Colonia e infine è arrivata anche Milano. Cioè, in quegli studi c'era la possibilità di avere le strumentazioni necessarie per sviluppare appunto quella che oggi è diventata comunemente la musica elettronica. E di Maderna io e Maria facciamo questo lavoro che si chiama Musica su due dimensioni, di cui la versione del 52 era prevista per nastro magnetico, che era la parte elettronica, flauto e percussioni. La nostra versione invece è quella del 58, che invece prevede solo nastro magnetico e flauto. Musica su due dimensioni ovviamente suggerisce le due dimensioni musicali, nel senso che c'è lo strumento tradizionale e quello elettronico. Nel nostro caso ci siamo permessi di stravolgere e interpretarlo nella nostra maniera, nel senso che Maria suonerà il flauto, io attraverso il microfono registrerò i suoi suoni e poi dopo in live farò una manipolazione elettronica. Di questo lavoro ci è sempre piaciuta l'idea che possa anche rappresentare appunto il dialogo che c'è tra l'essere umano, cioè la voce del flauto, visto che è uno degli strumenti più antichi in assoluto, probabilmente ancora prima del tamburo, e il mondo tecnologicamente trasformato, che in questo caso è rappresentato dal mio lavoro attraverso i campionatori. In questo dialogo tra la tecnologia e l'umano abbiamo inserito delle immagini che appartengono al film di Godfrey Reggio con Jan Scazzi, la cui colonna sonora del film è di Philip Glass, un altro personaggio straordinario. Un altro aggancio di questo film è dato dal fatto che il co-produttore italiano mandò in anteprima assoluta in Italia questo stesso film appunto alla stazione di Topolò, perché la stazione di Topolò, oltre alla musica, si fa danza, si facevano anche sculture e soprattutto si proiettano parecchi film sperimentali e di ogni genere. Bene, buon ascolto.